Seconda puntata di Champions News, buonasera a tutti da Giacomo Chedu. Partiamo subito con i risultati della Serie A, terza giornata di campionato. Il Caralis che batte a tavolino SS Sardegna 3-0. La Sarmenta Team impatta contro Quarto Sacro Cuore 4-4. Primo successo prestigioso per RME 4-1 contro quelli del martedì. Pareggio anche per Real Momoti e Cucumeu Beach Bar 2-2. Infine successo anche un po' a sorpresa della Cagliari United contro il Monserrato FC, che aveva la possibilità di portarsi in testa alla classifica, una possibilità quindi gettata agli ortiche. FC Gunners Brancaleone 2011 è rinviata, data da destinarsi. La classifica vede addirittura 5 squadre in testa con 5 punti. Si tratta di Sasrementa Team, Caralis, RME, FC Real Momoti e Cagliari United. Seguono con 4 Monserrato FC, Brancaleone 2011 e Cucumeu Beach Bar. A quota 3 punti quelli del martedì, a quota 2 Quarto Sacro Cuore, 1 punto per FC Gunners e 0 punti per SS Sardegna. Da ricordare che FC Gunners e Brancaleone 2011 hanno una partita in meno. Andiamo con le interviste realizzate questa settimana per il campionato di Serie A, quindi Gianni Milia, presidente di FC Real Momoti, e Mirko Loi e Daniele Serreri, i fulcri dell'RME. A voi e buon divertimento. Siamo in compagnia di Gianni Milia, presidente del Real Momoti. Gianni, un Real Momoti che forse è la squadra più vecchia del torneo, eppure su 3 partite giocate neanche una persa, 2 pareggi quest'oggi in rimonta, anche la prima giornata in rimonta, un successo a tavolino la seconda giornata, non se l'aspettava nessuno. Neanche noi ce l'aspettavamo, non conoscevamo nessuno, stiamo giocando, noi ce la stiamo mettendo tutta. Cosa ne esce. Oggi sembrava impossibile contro il Cucumeo Beach, sotto 2-0 dopo un quarto d'ora, ci avete creduto, siete stati un grande gruppo. Sì, ma noi la nostra forza è il gruppo, ci aiutiamo sempre e quindi cerchiamo di fare di necessità virtù. Pensi di fare investimenti nel mercato di riparazione, magari per puntare anche a qualcosa in più? Bah, non lo so, per il momento vediamo come va per il momento. Senti, pensi che per questa squadra, per chiudere, sia fondamentale anche il sabato, le vostre amichevoli, per diciamo mettere fiato nei polmoni? Sì, sicuramente, ma già lo facciamo. Grazie a Gianni Milia per Champions News. Grazie. Mirko Loi e Daniele Serreri per Champions News, i ragazzi reduci dal 4-1 su quelli del martedì, che la settimana scorsa, sempre nello stesso giorno, abbiamo avuto 4-1 i campioni uscenti del torneo estivo. Ragazzi, finalmente la prima vittoria dopo tanto cercare. Beh, finalmente ci siamo riusciti con la squadra al completo. Siamo riusciti un po' a avere peso in attacco e a sfondare un po' sui lanci lunghi. Daniele, oggi avete avuto Daniele e Mirko, avete avuto in più un Lennars assolutamente straordinario, in particolare nel primo tempo. Assolutamente. Siamo riusciti a convincerlo a scendere in partita e a darci una mano in questa avventura che ci tirava avanti fino a marzo-aprile, giusto? Sì. Con un Lennars in campo si può puntare anche qualcosa in più? Assolutamente sì. Speriamo, adesso siamo a 5 punti, siamo pari a tanti altri e speriamo di dare una svolta a questo campionato. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per il proseguo. Ciao! Occupiamoci adesso del campionato caletto, anche qui chiaramente terza giornata. Partita inaugurale, Gas in Luce, Bell Boys Atletico Baldelli è finita 3-3, non senza polemiche da parte dei padroni di casa. Tic Tac che vince 5-1 contro la Red Blue, successo importante per la Quarto Canavese 13-4 con il team point, importante vedremo poi guardando la classifica. Gli amici di Gigi NPFC 2-2 con i padroni di casa in rimonta e Team GGT anch'essa in rimonta contro Terzo Tempo Team, anche questa partita finita 2-2. Infine successo per la Comin SRL la Vargiolana FC 1915-1918 contro Occhio agli Stinchi 2-1, anche questa in rimonta. La classifica del campionato cadetto vede la Quarto Canavese in testa da sola con 9 punti, a seguire Team GGT e Bell Boys Atletico Baldelli con 7 punti, seguono Tic Tac e Comin SRL la Vargiolana FC 1915-1918 con 6 punti. Poi a quota 4 punti troviamo Terzo Tempo Team, NPFC, gli amici di Gigi e Gas and Luce. Infine, ancora senza punti, Occhio agli Stinchi, Red Blue e Team Point. Per quanto riguarda le interviste del campionato di Serie B, a breve sentiremo Carlo Mura
degli amici di Gigi e Claudio Anedda, presidente del Terzo Tempo Team. Carlo Mura per Champions News, squadra degli amici di Gigi. Carlo, un punto ottenuto a fatica, però insomma per te è una prestazione importante. Come ti sei trovato oggi per la prima volta con i nuovi compagni? Tutto sommato mi sono trovato bene, ho preso un po' di calcio, però tutto sommato già va bene. Oggettivamente hai visto che si è sembrato il migliore in campo, insomma? No, abbiamo giocato tutti un po' bene, siamo lasciati andare al secondo tempo, però va bene così, va bene. Forse in vantaggio avreste dovuto gestire meglio la partita nel primo tempo, cosa ne pensi, Carlo? La partita era un po' tirata, alla fine ci siamo fermati, eravamo un po' tutti stanchi. Direi che il pareggio ci sta alla fine. Pensi che con i recuperi, per concludere, di Emanuele Carboni e Antonio Deiana la squadra possa puntare in alto? Penso di sì. Ultima cosa, per chiudere, migliore in campo per te, oltre a te? L'arbitro. Grazie Carlo per Champions News. Claudio Nedda, presidente del Terzo Tempo Team, per l'ultima intervista con la Serie B per questa terza giornata. Allora Claudio, pareggio per 2-2 contro il Team Gigi, una delle squadre più forti di questo campionato. Dovete andare fieri, a mio avviso, di questo pareggio, meno fieri del fatto che a mio avviso avete perso 2 punti. Esatto, la squadra c'è, però ci siamo fatti sfuggire questi 2 punti che ci permettevano di raggiungerli a 6 punti, quindi stare alla vetta della classifica e sperare di stare sempre lì, anche perché poi la settimana prossima c'è la sfida col Tic Tac, che è già a 6 punti anche lui, o 9 forse a punteggio pieno, e di conseguenza speravamo di stare in alto in classifica. È parso comunque, Claudio, che la squadra abbia imparato e non poco dalla lezione di settimana scorsa contro il Quarto Canavese, quando avete preso 4 gol e vi siete svegliati solo nel finale. Oggi si è visto un grande Terzo Tempo Team. Oggi eravamo più decisi, sotto porta siamo stati più grintosi e di conseguenza siamo riusciti a prendere a fare 2 gol e di conseguenza 1 punto. Grazie per l'intervista, in bocca al lupo per il proseguo, Claudio. Prima di concludere però io vi illustro quella che è la quarta giornata di campionato, quindi partendo dalla Serie A, le partite: Quarto Sacro Cuore Cagliari United, RME Sassrementa Team, SS Sardegna quelli del martedì, Monserrato FC FC Gunners, Cucumeu Beach Bar Caralis, Brancaleone 2011 FC Real Momoti. Per quanto riguarda invece il campionato cadetto abbiamo Team Point Team GGT, Red Blue Comin SRL La Vargellona FC 1915-1918, Belt Boys Atletico Baldelli gli amici di Gigi, Terzo Tempo Team contro Tic Tac, Occhio agli Stinchi contro Gas e Luce e infine NPFC Quarto Canavese. Io vi lascio a questo punto ai video realizzati questa settimana per il campionato cadetto. Chiaramente vi auguro un buon campionato, vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio perché siete veramente tanti quelli che state seguendo quest'anno i campionati football sardini. Abbiamo avuto nel mese di ottobre un incremento di 2000 persone che hanno seguito le nostre news tra sito internet, tra pagina Facebook, tra i video, tra queste Champions News. Allora da parte mia, Giacomo Chedu, un salutone a tutti voi e chiaramente un augurio di buon fine settimana da parte mia e anche soprattutto da parte della Football Sardinia. Ciao a tutti!